Assolutamente, non siamo nell'ambito di un appartamento nel quale affluivano i consumatori, diciamo, e neanche i piccoli spacciatori. Qui siamo nell'ambito di un quantitativo di stupefacente che lascia immaginare un traffico importante, quindi parliamo o di corrieri o comunque, insomma, di persone che muovono una significativa quantità di stupefacenti, peraltro variegata, perché non parliamo neanche solo di un unico tipo, parliamo di cocaina ed eroina, quindi un'offerta a 360 gradi. Come siete riusciti ad arrivare a loro? È un'attività complessa nella quale appunto la squadra mobile di Mantova è intervenuta nel territorio mantovano, ma che vede un'indagine più ampia condotta nell'ambito della DDA di Bologna e della squadra mobile di Reggio Emilia. Avete trovato anche del denaro contante, quanto? Sì, abbiamo individuato lì direttamente sul posto circa 10.000 euro in contanti. È stato rinvenuto anche un bossolo, possibile che fossero armati? Non possiamo escludere, anche se all'esito della perquisizione armi non sono state rinvenute, quindi, però insomma, il bossolo e la cartuccia c'è e non è escluso che si possano poi fare dei collegamenti con altri rinvenimenti. Tutto questo in un'abitazione insospettabile del centro paese. Sì, in una via diciamo anche centrale, un'abitazione non riconducibile in alcun modo ai soggetti interessati ed arrestati perché non avevano un contratto, non erano proprietari, quindi era per loro un luogo sicuro. Perfetto, grazie. Grazie. Di polizia giudiziaria. Il primo che si tratta di un'organizzazione internazionale che utilizzava delle persone incensurate provenienti dai paesi di produzione, quindi una persona, una colombiana e un cittadino albanese. E quindi vuol dire che questa organizzazione era molto ben strutturata nel nord Italia e stiamo proseguendo le indagini per cercare di capire bene in che modo fosse diramata in questi territori. Secondo elemento di preoccupazione è il fatto che vi sia stato un così grosso sequestro di eroina. Questo vuol dire che anche questa sostanza stupefacente, che si riteneva fosse un po' così. Il consumo si è fosse un po' diminuito negli ultimi tempi, purtroppo i dati ci stanno ad indicare che questo non rappresenta la realtà dei fatti, anzi, anche secondo i dati forniti dal SERTE, negli ultimi tempi abbiamo potuto registrare un incremento degli utilizzatori di eroina, utilizzata sia come sostanza iniettabile, sia come sostanza che viene sniffata o comunque fumata, soprattutto questo da parte di alcune comunità etniche presenti nella provincia di Mantova, che probabilmente anche per motivi culturali ritengono l'eroina come la sostanza stupefacente preferita. Questo ci preoccupa molto perché noi sappiamo anche per esperienza pregressa nei decenni passati che il consumo di eroina di solito porta con sé anche problemi di ordine pubblico, quindi saremo molto attenti a monitorare questo consumo e questa attività criminale. Perfetto. Benissimo.